modesto, regà. Dopo che siamo stati scammati giustamente ieri, almeno quest'oggi è arrivato qualcosa di positivo, perché è arrivato finalmente il box di Chainsaw Man. Anche questo box scammone, ci terrei a precisare, perché qualche problemino ce l'ha. E adesso ne parliamo. Deve essere aperto. Tra l'altro è lo stesso, cioè, adesso mi sono accorto che è la stessa cosa di quello giapponese. E a sto punto vado a prendere pure quello giapponese, così vi faccio vedere la differenza. Quello giapponese, forse ve l'avevo già fatto vedere qualche tempo fa, ma comunque è esattamente così. E credo sinceramente che sia proprio la stessa identica cosa. Cioè, lo sto vedendo adesso, ma raga, sono proprio identici, quindi sì, non... l'hanno copiato spudoratamente. Che ci sta, ovviamente ci sta. Comunque, eccolo qua. Ecco qua tutti i volumi che entrano perfettamente all'interno. Mo non li toglierò i volumi, nel senso, al massimo posso togliere il primo, però vi posso assicurare che l'illustrazione che sta all'interno del volume, cioè del box, è la stessa di quell'altro. Se avete comprato il box italiano ma avevate già i volumi del manga, ve la siete presa proprio nel culo, perché questo box non è adatto per contenere i volumi del manga delle prime edizioni, perché i volumi del manga delle prime edizioni sono più grandi. Questi qua, che stanno all'interno di questo volume, invece sono fatti apposta per questo box. E quindi, praticamente, se avete i primi 10 volumi, 11 volumi di Chainsaw Man, non li potete mettere dentro perché non c'entrano. Questa, devo dire, è una mossa di marketing veramente geniale da parte di Panini. Praticamente ti stanno dicendo: se ti compri questo box, ti devi ricomprare pure tutti i volumi, altrimenti non entrano. Quindi butta i volumi vecchi che avevi, ricomprateli tutti. Sei molto sensato. E come seconda cosa, guardate che bella questa illustrazione qua. E questo qua appunto è il box giapponese. Cioè, guardate com'è pulito, come l'immagine è ben definita, insomma, non ci sono cose strane. E poi, in quello italiano, guardate qua. Guardate questo aborto! Questo pallino giallo gigantesco che mi ostruisce la porca puttana di immagine del box. Ma chi ha pensato a questa cosa? Chi è il pazzo che ha pensato di scriverci questa puttanata, la prima serie completa e pluripremiata? Ma che cazzo me ne frega di un bollino giallo di merda per farmi sapere che Chainsaw Man è pluripremiato? Considerando questo bel bollino giallo e considerando il fatto che i volumi del manga, se l'avevate comprati in precedenza, non entrano in questo box, secondo me Panini ha fatto un'altra bella scammata, Non c'era minimamente bisogno di questo bollino orribile che rovina l'intera immagine. Cioè, rovina l'intera composizione dell'immagine, veramente... Sono grandi uguali, quello giapponese e quello giapponese è questo, e questo qua è quello italiano. Grandezza la stessa, quindi... Ma sapete che c'è? Ma io userò quello giapponese. Ma che cazzo me ne frega di avere questo qua con la bruttissima scritta? Io userò quello giapponese. Se ci entrano i volumi, li metto in questo. Sti cazzi. Poi non so, magari c'è qualche altra differenza di grandezza che non... Che non vedo visivamente, quindi vedrò. Però forse non entrano i volumi italiani qua dentro. Secondo me non entrano, però proverò. Per fortuna non l'ho preso, ringrazio Andre che è stata la prima cavia. Che poi se riesce a metterli dentro non puoi più toglierli. Ah, quindi proprio... Ah, ma ragazzi, sono geniali. Cioè, praticamente loro ti fanno un box dove i volumi vecchi non entrano, per farti ovviamente provare a metterli, perché tu dici ok, compro il box vuoto, perché questo box si può comprare anche vuoto, ci metto i volumi del manga che ho. Tu provi a metterli dentro, ti accorgi che non vanno dentro e non escono più dopo che li hai inseriti, giustamente perché sono tipo incastrati tutti, e quindi ti rovinano anche il box e tu a quel punto dici ok, adesso ho dei volumi che stanno dentro un box dove non riescono ad entrare. Non riesco a tirarli fuori, quindi per tirarli fuori probabilmente rovinerò il box. Sai che faccio? Lo ricompro con tutti i volumi, quindi te lo fanno acquistare due volte. Dei geni, ragazzi, secondo me dei geni. Veramente il comparto marketing della Planet Manga, solo da applausi, secondo me.